Dopo 6 anni di onorata carriera, 1,5 milioni di auto vendute e vari record, anche nel nostro paese per la Renault Captur è arrivato il momento di rinnovarsi completamente. E se guardando le prime foto vi è sembrato che non sia cambiata granché, beh, è perché ancora non avete visto questo video. La sto guidando in occasione della presentazione internazionale sulle strade della Grecia e mentre io mi faccio un'idea di com'è da guidare in questi primi chilometri, prima di dirvi come va, vediamo queste differenze partendo dal design. Prima di tutto è cresciuta di 11 cm, arrivando a quota 4,23 m. Magari dal video non rende, ma appena la vedrete dal vero vi renderete conto subito della maggiore presenza su strada. Tra l'altro, ora si inserisce perfettamente tra le concorrenti, giusto per citarne due, la Volkswagen T-Roc e la Jeep Renegade, dalla lunghezza identica. La Captur è anche più aggressiva rispetto a prima. Il carattere già non le mancava, ma ora ci sono degli appuntiti fari full LED con forma C, che tra l'altro sono sempre di serie, e delle nuove nervature sul cofano che fanno la loro parte. Resta la fiancata bella levigata e liscia, con la linea di cintura che sale decisa, mentre dietro è tutta nuova, con i gruppi ottici sottili e tesi sul portellone, che ancora una volta la fanno apparire più larga di quanto sia e più matura. Niente paura però, matura non vuol dire seriosa e perciò tornano le tantissime possibilità di combinazioni cromatiche che giocano tra colore della carrozzeria, del tetto e degli skid, e per i più esigenti è prevista anche una versione dalla caratterizzazione estetica molto più sportiva. Da fuori la Captur ha sempre messo d'accordo un po' tutti, dove invece non convinceva né i giornalisti né i clienti era negli interni, nella qualità percepita. I Renault hanno fatto tesoro di tutti questi feedback e, così come del resto è successo anche con la nuova Clio, adesso la cura per gli assemblaggi e per la scelta dei materiali è di livello nettamente superiore. Dove altre case per gli ultimi modelli hanno deciso di optare per rivestimenti rigidi, la Captur invece ne guadagna di soft touch, tanto sulla parte superiore quanto in quella centrale e anche sui pannelli porta. E anche il feedback dei comandi a convincere, per esempio quelli della climatizzazione, che al contrario di qualche altra francese sono fisici, chiari e a portata di mano. In generale, insomma, è qui che davvero è stato fatto uno dei passi avanti più significativi, tanto nelle forme che nei contenuti, e ce ne si accorge subito dando uno sguardo ai due enormi display al centro della plancia e dietro al volante. Dei display però voglio parlare dopo, perché prima preferisco dirvi dei motori disponibili sulla Captur. Sia i diesel che i benzina sono aggiornati secondo le ultime normative in fatto di consumi. C'è disponibile una versione a GPL, ma la vera differenza, la grande notizia, è che per la prima volta non soltanto su questo modello ma in tutto il suo segmento, quello dei B-Sub, arriva l'ibrido plug-in. Si chiama E-Tech Plug-in e sfrutta la stessa architettura della nuova Clio, ma a differenza di questa, qui il pacco batteria è più grande, da 9,8 kWh, e lo si può ricaricare da presa domestica o colonnina in un lasso di 3 o 6 ore, per consentire alla Captur di percorrere circa 50 km nella sola modalità elettrica. La potenza totale tra i due motori elettrici e il 1.6 benzina è di 160 cavalli, ma per poterla guidare bisognerà aspettare la prima parte del 2020. Per ora la gamma si compone dei più classici propulsori benzina, diesel e GPL. Parlando di benzina, le potenze vanno dai 100 cavalli del 1.3 cilindri ai 130 e 155 cavalli del 1.3, disponibile anche con l'automatico doppia frizione a 7 rapporti. Il 1.5 DCI turbo diesel invece è declinato nei due step di 95 e 115 cavalli, quest'ultimo ancora una volta ordinabile anche con l'automatico. Infine il GPL, basato sempre sul 1.000, è di tipo B-Fuel, con serbatoi da 48 litri di benzina e 33 di gas. Beh, allora, ma come va la Captur? Io sto guidando il 1.3 benzina da 130 cavalli e 240 Nm di coppia massima, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Probabilmente, parlando dei benzina, è il motore più equilibrato, perché la riesce a muovere con disinvoltura in praticamente tutte le condizioni che ho affrontato in questo primo test, ma anche perché poi è abbinabile a un cambio automatico a 7 rapporti a doppia frizione. Comunque il manuale, lo vedete, non è affatto male, degli innesti fluidi che sono precisi, giusto il pedale della frizione mi sembra un po' gommoso, un po' spugnoso, quindi in altre parole un po' duro. Mi ha convinto anche l'assetto, che è un mix più che riuscito tra un assorbimento buono, di asperità anche piuttosto importanti, ma comunque non va a penalizzare il comportamento dinamico, che anche questo molto migliorato rispetto a prima. In generale, comunque, uno dei punti di forza della Captur è il comfort di viaggio, quindi i viaggi più lunghi, i trasferimenti non spaventano più, perché rispetto alla generazione precedente, anche da questo punto di vista, la Captur è cresciuta tanto.
L'unico appunto che devo fare riguarda un fastidioso rumore di rotolamento degli pneumatici, ma che sono convinto, anzi sono sicuro, si tratti più che altro di una colpa da imputare all'asfalto greco, che su queste strade è particolarmente irregolare e granuloso. Anche perché la nuova piattaforma è stata progettata per essere non solo più leggera, ma per consentire una migliore penetrazione aerodinamica e anche un isolamento acustico del vano motore di livello superiore. In altre parole, il lavoro fatto dai progettisti francesi ha trasformato la Captur in un'auto confortevole come non è mai stata prima, pensata anche per i viaggi più lunghi. A proposito di comfort, ho percorso qualche chilometro anche sulla versione con cambio automatico a doppia frizione, che con la sua taratura turistica regala una fluidità di guida ancora superiore. Perché vanno così di moda SUV e crossover? Perché promettono versatilità, si potrebbe dire. Ecco, la Renault Captur non fa eccezione e rispetto a prima cresce dove serve e resta uguale, diciamo, dove già faceva bene. Nell'abitacolo sono disseminati portaoggetti per un totale di 27 litri e quelli del bagagliaio salgono a 536, cioè 81 litri in più rispetto a prima. Chi conosce la precedente Captur sarà contento di sapere che torna il divano scorrevole di 16 cm, utile per destinare più o meno spazio agli occupanti in base alle esigenze. Il passo è aumentato e complice la sagomatura intelligente degli schienali anteriori, chi è alto oltre 1,90 m come me, dietro può stare seduto comodo, senza problemi per le ginocchia. E poi ora ci sono anche le bocchette per l'aria, due prese USB-C e una 12V. Peccato giusto che manchi la maniglia sul tetto per il passeggero anteriore. Ogni promessa è debito. Vi avevo detto che avrei parlato dei display e lo faccio adesso, allargando però il discorso, perché qui di tecnologia, di sicurezza, di comfort e di connettività ce n'è davvero tanta. Il touchscreen centrale è da 9,3 pollici nella versione più avanzata, da 7 pollici sulle altre, ed è il più grande della categoria. Il sistema di infotainment si chiama EasyLink e sfrutta la diagonale verticale per un utilizzo intuitivo che ricorda quello di un tablet. Tantissime le funzioni integrate, ovviamente anche Android Auto ed Apple CarPlay, così come integrata è una scheda 4G per il trasferimento di dati e servizi e quindi la ricerca intelligente o gli aggiornamenti del sistema, gratuiti per i primi 3 anni. Non mi ha convinto però la retrocamera, perché una risoluzione un po' troppo bassa e non sfrutta tutto il display. Il cruscotto digitale, altra novità non sempre di serie, va invece dai 7 ai 10,2 pollici, è personalizzabile e anche di sicuro effetto. Effetti speciali a parte, la nuova Captur può anche vantare tutti i dispositivi di ausilio alla guida più moderni, come per esempio il Traffic Jam Companion, che combina cruise control adattivo e mantenitore di corsia per una guida più rilassata nel traffico. La commercializzazione è già iniziata, ma nelle concessionarie la vedremo da gennaio 2020. I prezzi partono da poco meno di 18.000 euro.